Ed eccoci in onda in diretta, buongiorno telespettatori per questo appuntamento di Buongiorno Dottore. Allora, andiamo subito a vedere, la regia prontamente inserisce i numeri di riferimento per far parte di questa nostra diretta. 011 06 00774 è il numero per le chiamate, dunque potete telefonare ed esporre il vostro problema al dottore in collegamento video tra poco. C'è anche la possibilità di inviare SMS e WhatsApp, il numero 348 80 40 254 per appunto i messaggi. Sento già arrivare una telefonata, io non ho neanche annunciato l'ospite, ma oggi è un giorno ben definito, dunque andiamo a salutare. Ecco qua, il dottor Massimo Capricci. Buongiorno dottor Capricci. Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Vanno sulla fiducia i telespettatori, chiamano, dicono chiamano. Ci sarà sicuramente Capricci. Proviamo a sentire chi è con noi. Pronto? Pronto? Hanno fatto tutto questo popò di cose, hanno telefonato prima ancora e poi non ma vogliono. Forse volevano un altro specialista. Può essere, chi c'è? Capricci? No, tira giù, via. Esatto, allora, dottore, senta, allora, c'è un'altra telefonata, chissà se è il momento buono. È quella di prima. Può essere, sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Elena Maucelo. Ci basta solo Elena. Da dove chiama Elena? Ok, chiamo da Torino, chiamo per mia figlia che ha 5 anni. Allora, Elena, soltanto un piccolo appunto, azzeri il volume del televisore perché vedo che mi risponde con un po' di ritardo, sì. E mi fa pensare che sta ascoltando dal televisore e non dal telefono come dovrebbe. Sì, allora vado di là al telefono. Sì, ecco, sì, così sì. Almeno il telefono e... Il dottor Capricci, esatto, perché sennò poi abbiamo dei problemi proprio di conversazione perché ci parliamo poi sopra. Allora, dottor Capricci la sta ascoltando, quindi faccia pure la sua domanda. Grazie. Buongiorno. Allora, buongiorno dottore. Allora, guardi, io sono in difficoltà con mia figlia che ha 5 anni ed è l'anno scorso che persiste muco intenso nel naso, con scolo sia nasale che retronasale, tutto l'anno. Sì. La pediatra... Cosa le sta facendo come terapie? Allora, a parte l'antibiotico quando la situazione non si riesce più a risolvere, però la pediatra dice che ha una sinusite cronica e mi dà sempre aerosol con cortisone, breva, tonica e docce nasali, ma... A questo punto ormai sono 2 anni che andiamo avanti così, io non so più cosa fare con mia figlia. Allora mi ascolti, sì. È probabile che ci sia una sinusite. Ora, parlare di sinusite cronica a 5 anni è un po' esagerato. Mi sembra... sì. Anche perché i seni frontali a 5 anni non sono ancora del tutto formati questi. I primi formati nel neonato sono gli etmoidali, che sono qui dietro gli occhi, e anche i seni mascellari sono in via di sviluppo. Però è chiaro che, uno, se la bambina è a 5 anni è facile che non riesca ancora a soffiare bene il naso. Non soffia il naso, no, lei è bravissima. È chiaro che ha un ristagno. Non lei è veramente brava, mia figlia riesce a soffiarlo bene, anche perché, ripeto, ormai dopo 2 anni anche lei è stufa di Io non questo... sono tanto favorevole, l'ho già detto altre volte, a questi continui lavaggi nasali solo con fisiologica o con acqua di mare, perché... Il bambino, per quanto eventualmente, come capita a sua figlia, che devo dire a 5 anni è una rarità, si soffia bene il naso, però lei accumula dell'acqua in una zona dove c'è già del catarro. Lei faccia conto, io dico sempre come esempio, che le cavità paranasali, i seni paranasali, ma anche le fosse nasali, vanno considerate come fossero tanti piccoli bicchierini che dovrebbero essere vuoti, cioè pieni d'aria. Sì. Con la sinusite questi sono pieni di catarro, è come se lei mettesse dell'acqua sporca in questi bicchierini. Però ci aggiunge dell'altra acqua, ma non svuota il bicchierino, la sinusite non si risolve. Per risolverla bisogna, l'aerosol va molto bene, però bisogna che lo alterni, e non so se lo fa già,
alternando, ecco, vedo una bella immagine che rappresenta i seni paranasali interessati. Il giallo è il catarro che poi si infetta. Ecco, Deve, ci deve essere un'alternanza tra beccuccio nasale e mascherina, perché se usa ad esempio solo la mascherina, la sì. Sì, solo mascherina quantità per di ora. medicina che arriva nei seni paranasali è un decimo del farmaco che esce, il resto va a E finire in bocca. E RinoWash, torniamo al discorso di prima, che solo RinoWash a me non piace, piace RinoWash. Ah, è tantissimo ai sempre lavaggio pediatri, ma nasale, è sempre un lavaggio nasale, quindi ok. Ah, io ok. di solito ai miei pazienti, e non è il caso al momento che la veda, poi se vuole me la porta a vedere, ma di solito ai miei pazienti piccoli consiglio lavaggio nasale, Sì. Sì. senza farlo 3.000 volte, perché poi i bambini si stufano anche di questi lavaggi nasali, Esatto. e mattino e pomeriggio, soprattutto mattino e sera, al mattino quando si alza e alla sera quando va a dormire, a cicli di 10, massimo 15 giorni al mese, dopo il lavaggio, a bambina sdraiata, le mette delle gocce di argotone. L'argotone sono gocce nasali medicamentose, anche un po' schifose, ma sono le più efficaci nei bambini piccoli. Lei, senza dosarlo, mette mezza pipetta per narice, poi chiude Non le sto fosse chiedendo. nasali così, col bambino, la bambina sdraiata, e la bambina Sì. deve lamentarsi che queste gocce arrivino in gola. In questo Ok. modo riesce anche a penetrare nelle cavità paranasali. Questo lo fa mattino e sera dopo il RinoWash. E Ah, poi dopo il farei RinoWash, l'aerosol, ma io lo farei concentrato, non con la fisiologica. Ora, il ok. Breva, la pediatra gliel'ha dato per evitare Ma eventualmente crisi di broncospasmo, di sì, queste perché cose da qua, non so piccola se la aveva la bambina. bronchite asmatica, quindi Ecco, lei dice per quindi il Breva prevenirlo lo mettiamo. previene, queste crisi. Però solo il cortisone, secondo me, non basta, e invece di mettere la fisiologica, metterei una mezza fiala di Fluibron, che è un mucolitico, l'ambroxol, che va molto bene anche nei soggetti che possono avere delle crisi asmatiche. Quindi mezza fiala di L'antibiotico, Fluibron. sinceramente, Fluibron fra i Clenil o qualsiasi cortisone che le ha dato la dottoressa, e il Breva. Sì, Farei ok, che mezza fisiologica no. fiala, la fisiologica, torniamo al discorso che buttiamo troppa acqua in quei seni Ah, paranasali. ok, no. Ok? Direi, Sì. dicevo, mezza fiala di Fluibron, mezza fiala di Sì. Clenil, tre, quante ne mette di gocce di Breva o CC? Me ne ha date. Normalmente. Di solito a 5 anni io do un 2 CC, 4-5 gocce di Breva. Vabbè. Sì, no, lei mi ha dato addirittura 8. Se non ha un broncospasmo, 8 sono persino esagerate, insomma. Sono Però. troppe. E No, 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 poi broncospasmo non io. ce l'ha. Ecco, indipendentemente dal tipo di apparecchio di aerosol che lei ha, io farei l'aerosol per 10 minuti, non di più, perché poi anche il bambino, se lo tiene troppo sull'aerosol, si stufa. Sì, quello Alternando però, è vero. come le dicevo, beccuccio nasale e mascherina. E Ma il poi beccuccio nasale adottare delle sarebbe precauzioni. quello da inserire nelle narici, giusto? Sì, brava, sì. Ok. Direi le precauzioni da adottare per chi ha catarro e per chi ha la sinusite sono: la testa sempre al caldo, quindi un beretto, qualsiasi se la porta all'asilo al mattino presto, quando esce, il beretto in testa. Asciugare molto molto bene i capelli ogni volta che glieli lava, sia che glieli lavi Ok. Ok. lei, sia che vada dalla, se va dalla Sì, glielo pettinatrice, lavo non lo io, so. glieli lavo io. Ecco, asciugarli subito col phon e farle bere Ok. tanta acqua, perché l'acqua poi è il miglior mucolitico che c'è. Ok, quindi queste sono le precauzioni. Invece al momento che è intasata faccio questi aerosol che lei mi Aerosol ha una volta al detto. giorno, basta una volta al Ok. giorno, l'argotone mattino, pomeriggio e sera o mattino e sera dopo il lavaggio con RinoWash. E poi al Ok. massimo aggiungerei dell'isomucil sciroppo come mucolitico, che Ok, oltretutto piace abbastanza ai bambini. l'isomucil, sa darmi anche il L'isomucil dosaggio? Lei sciroppo pesa pediatrico. 18 kg. Ah, ok. Quindi mi baso su quello che c'è scritto. C'è il misurino, ma basta anche un cucchiaino da caffè 2 volte al giorno. Poi c'è il misurino. Ok, quindi io faccio questa cura e niente, Io per le farei 15 precauzioni, giorni al ok? mese per tutto
per tutti questi 4-5 mesi di freddo. Ah, quindi una precauzione e cura. Parlarne con la pediatra, perché in primavera può essere importante fare ad esempio il broncomunal o l'omunal, che sono dei vaccini anticatarrali che vanno molto bene. Sono delle bustine per i bambini da prendere al mattino 10 giorni al mese per 3 mesi. Va bene. Allora, ringraziamo intanto la nostra telespettatrice. Noi proseguiamo con i messaggi. Dunque andiamo anche a leggere cosa ci scrivono attraverso il nostro numero telefonico. Gentile professore, sono stato operato 2 volte di rinosettoplastica a seguito di un infortunio. Ho notato che dall'ultimo intervento il mio olfatto si è ridotto sensibilmente. Le chiedo se è una conseguenza dell'intervento chirurgico oppure una patologia che può essere ridotta. Esiste una rieducazione dell'olfatto? Grazie, Antonio D'Asti. Dunque, partiamo dall'ultima domanda. Una rieducazione dell'olfatto non esiste. Esiste una rieducazione nell'insegnare al soggetto a respirare bene col naso. Poi dipende molto dal tipo di intervento. È chiaro che 2 interventi, soprattutto un trauma nasale, può avere delle conseguenze sull'olfatto, però di solito si hanno immediatamente dopo il trauma o dopo l'intervento. Se questo disturbo è sorto dopo, molto probabilmente può essere invece causato da una patologia che può essersi instaurata in un secondo tempo. Può esserci la presenza di catarro, può esserci la presenza di polipi nel naso, non so se il soggetto fuma o se intraprende dei lavori, delle lavorazioni nelle quali si sottopone all'inalazione di polveri, di fumi, di vapori irritanti. Tutto questo può col tempo causare una iposmia. Lo stesso i raffreddori, le infiammazioni virali. Consiglierei al paziente di farsi vedere di nuovo o dal chirurgo che l'ha operato o da un altro otorino. Già con le fibre ottiche, con la visita, si può valutare la situazione endonasale e poi eventualmente si può fare o un attacco dei seni paranasali o una risonanza. Allora, proseguiamo con le telefonate. Dottor Capricci, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Antonio da Torino. Antonio, faccia pure la domanda. Sì, volevo chiedere buongiorno. Una informazione. Io ho fatto praticamente il secondo vaccino, no? Fatto il secondo vaccino, mi sono trovato con una piccola ghiandola sul collo che si è gonfiata. E sono andato dal dottore, mi fa... Esatto, mi fa, vado pure anche a fare un'ecografia per sicurezza, però sono delle cose normali che escono quando, diciamo... Vabbè, ho fatto l'ecografia, mi ha spiegato che sì, può essere il vaccino che ha fatto gonfiare questi linfonodi e che vanno via. Poi, dopo una settimana circa, mi alzo per andare a lavoro e praticamente mi sentivo un po' debole. E vado a lavoro e mi sento un po' la faccia strana. E vado a vedermi allo specchio e praticamente mi sembrava come un ictus o una paralisi, questa cosa qua, no? E mi hanno detto loro... Perché? Cosa aveva? L'ospedale. Come? Cosa aveva in faccia? E avevo un po' la faccia storta praticamente, poi mi sono accorto. Okay, sì. Infatti sono andato all'ospedale e mi hanno detto, guardi, lei ha una paralisi facciale. E io ho detto, ma da cosa è venuta? Perché mi ho spiegato anche per il vaccino. E sì, mi fa sicuramente... Il vaccino ha provocato l'herpes, che l'herpes è collegato ai nervi, insomma, ho fatto tutta una spiegazione. Ma lei ha avuto l'herpes anche? No, ha avuto anche l'herpes? No, infatti non ho mai avuto questa cosa io. E poi, Perché hanno parlato di herpes? Perché hanno parlato di herpes? Non lo so, questo non lo so. So solo che mi hanno detto può essere stato quello, l'altro, lo stress... mi hanno dato varie spiegazioni, ma certo sono tutte spiegazioni giustificabili. Cura che già da una decina di giorni con alcuni medicinali e ho delle gocce per l'occhio per farlo seccare, però 10 giorni ancora non ho visto nessun miglioramento, no? Certo. Volevo sapere più o meno
Io ne ho quanti 51. 51. Allora, sì. Quella è una tipica paralisi del facciale ed è l'argomento di questo pomeriggio. Non siamo riusciti ancora a presentarlo ai telespettatori perché ci sono state telefonate e messaggi. La paralisi del facciale può insorgere indipendentemente dal vaccino, potrebbe essere anche una condizione così, una combinazione più che una condizione, o una condizione straordinaria. Non è accertato che il vaccino causi una reazione di questo tipo, ci sono stati dei casi, però bisogna valutare se è stato il vaccino di per sé o se è stato lo stress, l'abbassamento delle difese, tutta una serie di motivi. In più la paralisi del facciale può comparire indipendentemente dal vaccino e l'avrei detto parlando di questo argomento, parlando delle varie cause, una delle cause più comuni è la paralisi a frigore, cioè la paralisi cosiddetta da colpo di freddo. Io ho avuto delle pazienti, anche giovani, che hanno avuto una paralisi del nervo facciale entrando in un supermercato e andando nel reparto dei surgelati. Quell'eccessivo abbassamento improvviso di temperatura ha provocato in queste signore una paralisi del facciale, già uscendo dal supermercato o ancora nel reparto dei surgelati, si sono trovati ad avere un formicolio della faccia e ad avere la bocca storta e l'occhio che non si chiudeva. La paralisi del facciale va trattata e si può risolvere nel giro di alcuni mesi, quindi 10 giorni sono pochi. Va trattata con cortisone, con complessi multivitaminici, soprattutto vitamine del gruppo B, integratori, e ovviamente vedendo che non vi sia un abbassamento di temperatura, quindi l'esposizione al freddo fa male. È chiaro che, come ha pubblicato adesso la regia, vi sono stati dei casi, ma sono degli episodi con una percentuale ristretta. Nessuno le può dare la certezza che sia stato il vaccino, ma nessuno le può anche garantire che non lo sia stato. Lì purtroppo non si sa. La cosa importante è adesso risolvere questa paralisi del nervo facciale. Quindi stare al caldo, evitare gli sbalzi di temperatura, una dieta sana, complessi multivitaminici e fare ancora del cortisone, quello ne può parlare col suo medico curante. Lei che terapia sta facendo? Sto facendo, allora, del cortisone praticamente un Delta Cortene. Cioè, Delta Cortene? Sì. La 25? E poi, come? Sì, esatto. La 25? Sì, e poi sto prendendo un aciclovir. Questo qua. La ciclovir è un farmaco antivirale. Sì, però ma questo... quindi perché magari sospettano che ci sia stata anche una paralisi collegata a un virus, quindi non tanto al vaccino, quanto magari se le hanno parlato dell'herpes, magari visitandola hanno visto che aveva delle piccole papule erpetiche, magari vicino all'orecchio o sulla cute. Ecco, perché loro l'hanno chiamata paralisi di Bell, questa qua. La paralisi di Bell è la paralisi del nervo facciale, si chiama, tutte le paralisi facciali di un certo tipo sono paralisi di Bell, perché Bell è stato il primo che ha descritto queste paralisi del nervo facciale. È anche importante, oltre a tenere la faccia al caldo, che lei faccia della ginnastica, degli esercizi per rinforzare i muscoli, quindi fare della fisioterapia ai muscoli della faccia, quindi chiudere e aprire gli occhi, corrugare la fronte come se fosse arrabbiato, sorridere, far vedere i denti, tanti esercizi così, e soffiare, gonfiare la faccia e gonfiare, e soffiare. Vabbè, questo non me l'avevo questi detto, li dovrebbe fare tutti i giorni. Come? Ho detto questo, non me ne avevano parlato, buono saperti così. E no, deve rinforzare tutti i muscoli della faccia, perché il nervo facciale innerva i muscoli mimici della faccia. Quindi tutti i muscoli che noi abbiamo nella faccia. E poi eventualmente farsi vedere da un otorino
a distanza di un mese dalla paralisi che ha avuto, per fare anche un esame audiometrico, perché c'è un rametto del nervo facciale che va a innervare l'orecchio. Ah, ho capito. Va bene. D'accordo? Allora, auguri, in bocca al lupo. E dunque abbiamo avuto modo di parlare di paralisi del nervo facciale. Intanto abbiamo un messaggio, dunque rimaniamo nuovamente in stand-by con il nostro argomento. Sentiamo cosa ci scrivono. Buongiorno, ho la bimba di 13 mesi che da settembre ha iniziato il nido e da quel momento sempre raffreddore e tosse. Il pediatra mi ha dato come sciroppo il bebirinolo per una settimana, ma nulla. La situazione non è cambiata, anzi, ora come posso migliorare la situazione? Come capire se ha male anche alle orecchie? Grazie, buona giornata, buon lavoro. Allora, nei bambini piccoli il male alle orecchie, a parte che il male alle orecchie in generale, anche negli adulti, è un dolore abbastanza intenso. Nei bambini il male alle orecchie si avverte perché il bambino si lamenta e poi, se non riesce ovviamente ancora a parlare a 13 mesi, tende però a piegare la testa verso l'orecchio che ha male, l'orecchio che dà dolore. Quindi se la bambina fa questi movimenti, questo può essere un segnale. Poi può provare anche a delicatamente schiacciare il trago, questa porzione qua dell'orecchio, o sollevare leggermente, con delicatezza, il padiglione auricolare, sia in alto che in basso. Anche in questi casi, se c'è edema, cioè se c'è gonfiore del condotto uditivo, se c'è infiammazione, può avere male. Il bebirinolo è un ottimo prodotto, una settimana è un po' poco, tenga conto che poi oltretutto le temperature si sono abbassate, quindi la bambina andando all'asilo, andando al nido, ovviamente riceve germi anche dagli altri bambini. È importante liberare bene le vie nasali, quindi io direi che aggiungerei al bebirinolo, magari, visto che il bambino è ancora piccolo, l'olio gomenolato, che è un ottimo prodotto vecchissimo, ma è ancora un ottimo prodotto che non è stato assolutamente sostituito e soppiantato da prodotti chimici più importanti, più moderni. L'olio gomenolato, se ne dà una mezza pipetta per narice alla sera prima di andare a dormire, volendo anche al mattino, e lo fa per una settimana, 10 giorni. Va bene, allora abbiamo una telefonata, se non vado errato, chiedo alla regia, chissà se c'è ancora. Pronto? Buongiorno. Eccoci, dottore. Qua. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno. Allora, mi chiamo Zora. Allora, da dove chiama? Da Torino. Da Torino. Prego, Zora, faccia la domanda. Allora, dottore, io ho mio figlio ha 17 anni. Praticamente sì. 3 mesi fa ha fatto il vaccino. E sì, 3 mesi fa ha fatto la prima dose o la seconda dose? A posto, appena fatto il vaccino si è alzato per andare via. E praticamente mi ha detto: mamma, posso sedermi? E seduto sulla sedia, e praticamente si è messo a fare dei movimenti un po' strani, col piede, con le mani, con la faccia, gli occhi praticamente diventati bianchi, sotto girati il contrario, e anche col piedi, perché è una cosa mai vista, forse qualcuno mi ha raccontato, io non ci credo, la verità. E voi? Da loro, anche loro, quelli che sono intorno, sono spaventati, hanno chiamato praticamente un dottore grande, il più grosso di loro, a Villa Correri, e entro 3 secondi, il ragazzo, come non c'era niente, praticamente si è messo a toccare la testa, mi guardava che io sono spaventata, mi dice: mamma, cosa è successo? Praticamente non si ricorda niente da quello che è successo, perché io l'ho raccontato. Mi fa raccontare mio marito, allora lui mi fa: mamma, io veramente non mi ricordo più quello che mi è capitato. Niente, hanno portato sulla parella perché c'era l'ambulanza, l'hanno lasciato un po' lì, un bel po', e poi niente, quando sono andata a chiedere praticamente così, mi hanno detto una crisi, come l'hanno chiamata, aspetta, pellitica. Dottori, dica. No, mi hanno chiamata una crisi pellitica, non mi ricordo più come l'hanno chiamata. Così? Lipotimica. Non lo so.
Lipotimica. Ah, ah, non lo so, dottore. Allora, praticamente... Una lipotimica, ma non le ha lasciato un foglio? No, 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 dottore, non mi hanno lasciato niente, purtroppo. Okay. Senta, il problema non credo che sia legato esclusivamente al vaccino, perché la descrizione che mi ha fatto è la stessa descrizione che potrei farle io quando io feci il militare nel 1983, quindi si parla di quasi 40 anni fa, ed ero nell'infermeria di una caserma in Liguria, di Ano Castello, e una reazione come quella che ha avuto suo figlio l'hanno avuta tantissimi soggetti, tantissime reclute che venivano vaccinate da noi i primi giorni di arrivo in caserma. È una crisi, uno svenimento dovuto alla tensione prevaccinale, può capitare anche a persone che devono fare un intervento, che devono fare un'anestesia locale. La tensione può portare un abbassamento della pressione, un riflesso vagale, il soggetto, avendo meno sangue che arriva alla testa, sviene. Svenendo può avere delle reazioni cosiddette tonico-cloniche, questi movimenti delle braccia, delle mani, delle gambe, può avere gli occhi che vanno indietro, quindi è impressionante la situazione per chi non è abituato a vedere. Mi sono spaventata, mi scusi, mi sono spaventata molto. Però è una, praticamente è svenuto, tant'è vero che si è ripreso senza problemi. Sì. Se dovesse capitare di nuovo un episodio di questo tipo, a volte capita anche con la febbre alta nei bambini, ma lì si parla non più di una crisi lipotimica, cioè di uno svenimento, ma di assenze cosiddette, se ne parla la neurologia, che sono l'anticamera di crisi epilettiche. Se dovesse capitare di nuovo, le consiglio una visita da un neurologo ed eventualmente un elettroencefalogramma. Però ripeto, io in quell'anno che ho fatto il militare come medico alla caserma di Diano Castello, Diano Marina, di gente che sveniva in questo modo e in alcuni casi si riprendeva con due buffetti sulla faccia, sulla guancia, ne ho visti tantissimi. No, solo il problema, dottore, mi scusi, solo il problema suo adesso, perché come è successo nel primo vaccino, così lui si è spaventato. Allora mi dici, mamma, io non faccio più il secondo vaccino. No, invece di non fare più, dovrebbe, quando va, tenere presente che ha avuto questa reazione, così lo tengono magari un po' di più seduto, eccetera. Ah, ok, sì. D'accordo? Va benissimo, dottore, grazie mille. Gentile. Auguri, in bocca al lupo. Allora, grazie, crepe, dottore. Ringraziamo la nostra telespettatrice, 011. Cosa ha pubblicato alla regia che non ho visto? Ho cercato di allargare, ma è venuta via. Allora, vediamo la lipotimia, cos'è, cause e sintomi. Ah, le crisi, sintomi, esatto, sì, e le cause. Dunque, quello di cui stavamo parlando. La nostra telespettatrice. Anemia, colpo di calore, congestione, ustioni, allo stress incide tantissimo. Allora, dicevamo 011 06 00774, numero per le chiamate, 348 8040 254 per sms e WhatsApp, chiedo lumi alla regia. Allora, intanto dicevamo prima, dottor Capricci, del nervo facciale, la paralisi, quindi un colpo di freddo può insomma essere determinante. Quella è la cosiddetta paralisi a frigore, anche detta paralisi a frigore. Basta un colpo di freddo come il finestrino di un'auto, il finestrino, ritornando a parlare del militare, che è stata un'esperienza per me perché ero appena laureato, quando arrivavano soprattutto in autunno e in inverno, ma anche in primavera, i ragazzi che arrivavano col treno, molti arrivavano alla stazione di Diano Marina con la paralisi del facciale. Perché? Perché salutavano fidanzata, alcuni la moglie o i parenti, i genitori, dal finestrino mentre il treno viaggiava. Quella botta improvvisa di aria, mi ricordo che ogni mese ne arrivava qualcuno con la paralisi a frigore. È chiaro che poi la paralisi a frigore di questo tipo, oltre che con le precauzioni, il caldo, il cortisone e tutto, essendo un nervo che non subisce un danno ma subisce soltanto un'irritazione, questo tipo di paralisi si risolve quasi sempre subito, anche perché poi si parla di soggetti, quelli che parlavo io, di reclute militari, avevano tutti dai 18 ai 28, 27, 28 anni. Quindi nei soggetti giovani il nervo recupera anche prima.
È chiaro che una paralisi a frigore anche da colpo d'aria in un soggetto di 60, 70, 80 anni è più difficile da recuperare, soprattutto da recuperare al 100%. Il nervo facciale, l'ho detto prima, parlando un attimo di anatomia, innerva tutti i muscoli mimici della faccia, quindi è un nervo motore, ha una parte sensitiva che va a interessare soprattutto l'orecchio e il bordo della lingua, e ha una penetrazione, passa dentro l'orecchio interno, ha la corda del timpani che va a toccare la membrana timpanica, quindi gli ossicini, poi esce dall'orecchio, come potete vedere in questa regione qua dove c'è l'osso, c'è una zona particolare di fuoriuscita davanti al trago dell'orecchio, e penetra all'interno della ghiandola parotidea, che è la più grossa ghiandola salivare che abbiamo. Dopodiché fuoriesce e va a innervare, come delle lunghe dita, a innervare tutti i muscoli della faccia, quindi dalla fronte fino al labbro inferiore. È chiaro che quindi, oltre alle paralisi a frigore, qualsiasi patologia infiammatoria, infettiva o tumorale che interessi l'orecchio può dare una paralisi del nervo facciale più o meno completa. Una patologia della ghiandola salivare può dare una paralisi temporanea o assolutamente irreversibile e quindi definitiva del nervo facciale, in una o in tutte le branche, perché avete visto che il nervo facciale si dirama come delle lunghe dita che interessano tutta la faccia. Negli interventi di parotidectomia, quando noi dobbiamo operare per un tumore benigno della parotide o una cisti della parotide, la complicanza più grave è ovviamente l'irritazione o il taglio del nervo facciale o dei rami del nervo facciale, per cui è un intervento che richiede una buona precisione, una buona abilità manuale, e bisogna andare a ritracciare, prima di togliere la ghiandola, tutte le diramazioni del nervo facciale, perché il nervo facciale entra con un unico ramo all'interno della ghiandola parotidea, ma poi si biforca all'interno della ghiandola parotidea, e la ramificazione non è uguale per tutti i soggetti, ma anzi è diversa per ogni soggetto. Non c'è stata in tutte le parotidectomie che ho visto una ramificazione del nervo facciale identica per tutti i pazienti. Allora, abbiamo dei messaggi, dottor Capricci, sentiamo cosa ci scrivono. Buongiorno dottor Capricci, 2 anni fa ho fatto l'intervento TPL, dopo l'intervento mi è uscita una pallina dietro l'orecchio, ora è cresciuta e molle, il mio medico curante ha detto che da ritagliare e cucire. L'otorino che mi ha operato ha detto che è normale, a me da tanto prurito, mi spiega lei che devo fare, grazie, buona giornata a lei, conduttori, Maria di Torino. Signora Maria, però non ho capito se poi ritagliato e cucito ha tolto quel piccolo intervento, per quella piccola cistina che probabilmente, perché se molle dovrebbe essere una cisti, o seppure è perché il medico curante le ha detto che questa cistina si è formata dal taglio e dalla cucitura dell'intervento. Io direi che in ogni caso, sia per un motivo che per l'altro, mi farei vedere dall'otorino che l'ha operato o dall'equipe che l'hanno operata all'orecchio, e loro sanno esattamente se questa piccola neoformazione dovuta magari a un punto che non si è sciolto, a un piccolo linfonodo che è cresciuto successivamente, alla sutura, e quindi si può valutare di togliere questa piccola nodularità, questa piccola cistina, e anche in anestesia locale, in ambulatorio. Allora, abbiamo una telefonata, prendiamola. Pronto? Pronto, sono Elena di Torino, ho chiamato poco fa per parlare col dottore per mia figlia 5 anni, sì. Sinusite. Sì, buongiorno. Scusate, mi sono dimenticata di chiedere al dottore se mia figlia con questa cura può fare il vaccino antinfluenzale. Se non ha febbre lo può fare. Come? Se non ha febbre lo può fare. Ok, no, non ha febbre, solo appunto molto, molto intasata con questo muco, e inizierò la terapia. Beh, ma tanto può prima. Anche iniziare la cura per 10 giorni e il vaccino glielo fa tra 10-15 giorni. Senta la pediatra cosa dice.
Ah, perché c'era già prenotato per quando? Sì, per sabato, dopodomani. Beh, può far presente, può chiamare la pediatra domani, ma dove va a farlo? Ma lo faccio tramite pediatra, il vaccino, quello prenasale mi fa. Sì. Però le può dire che ha parlato con me, che le ho consigliato il Largotone, quindi magari glielo rinvia di una settimana. Ok, quindi nel periodo del vaccino sospendo poi questa terapia? Sì. Va bene. Ok. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice. Buongiorno. Dottore, le raccomando sempre di non avvicinarsi troppo alla telecamera. Ah, sì. Se no poi abbiamo una ripresa troppo stretta, insomma, ci entra nei nostri capelli. Allora, non si vedono i capelli. Andiamo avanti con i messaggi. Sentiamo cosa ci scrivono. Ho fatto due dosi di vaccino, la seconda a giugno, e tutte e due le volte mi hanno messo l'ago cannula per le allergie e le patologie. Ho la sclerodermia sistemica. Ora mi è arrivato l'SMS per la terza dose. Come faccio a farla dal medico curante? Anna da Roma. Signora, io non lo farei dal medico curante, andrei a farla dove ha fatto le altre due dosi, perché le hanno messo anche l'ago cannula per prevenzione. Meglio mettere l'ago cannula e poi non usarla, non dover fare farmaci, ma almeno c'è una prevenzione. Il medico curante non so se sia attrezzato per un'eventuale reazione che non ha avuto nei primi due vaccini, potrebbe assolutamente, anzi mi auguro per lei, non averla con il terzo, la terza dose, però io andrei a farla dove è andata a farla. Allora, ringraziamo la nostra telespettatrice e andiamo con una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Carmela da Torino. Allora, Carmela, faccia pure la domanda. Buongiorno. Grazie, telefono per mio marito. Dottore, buongiorno, tanto io lo conosco perché ho operato a mio nipote della Calabria e Turbinate. Ah, e sta bene? Adesso le dico che sta bene, ho 40 anni, adesso sono 3 anni che l'ho operato, sta benissimo. E un altro nipote da Torino ai timpani 3 anni fa, benissimo. Ah, volevo chiedere un'informazione. Mio marito, quando mangia, sempre, ci cola sempre il naso e fa sì. In continuazione. Perché? Prima no, ma dopo sì, mentre mangia in continuazione. Un altro che le colle, neanche se ne accorge che gli fa questo affetto. Come mai? Grazie, dottore. Mi dica. Prego, quanti anni ha suo marito? 86, però in gamba, dottore. Va a zappare, guida macchina, io lo conosco perché... No, ma non lo metti in dubbio, non lo metti in dubbio. Però, indipendentemente dal tipo di attività che fa suo marito, a una certa età il naso, dato che tutti i giorni il nostro naso si sottopone a qualsiasi irritazione, dall'aria fredda, allo smog, alla polvere, a qualsiasi fattore. Col passare del tempo la mucosa del naso diventa più irritabile e quindi col calore del cibo o anche soltanto coi movimenti di masticazione della nostra mandibola c'è un aumento dell'afflusso di sangue in quella regione e il naso può colare. Non è una vera patologia. È una irritazione, una reazione che di solito si risolve diluendo sempre di più queste secrezioni, quindi bevendo tanta acqua e assumendo molte vitamine, perché nei soggetti anziani spesso si riducono le vitamine, soprattutto quelle del gruppo B, e queste sono quelle che intervengono maggiormente nel mantenere una elasticità della mucosa del naso. Quindi più vitamine. E poi al massimo alla sera, scusate, applicare una pomata nel naso, una sera da un lato, una sera dall'altro, il fitostimoline va molto bene, la connettivina va molto bene, da applicare nel naso in maniera tale che la fossa nasale acquisti più elasticità. Ok, va bene, la ringrazio tanto. Però è una condizione abbastanza comune nei soggetti di una certa età. Allora, 011 06 00774 il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per SMS e WhatsApp. Dunque, diceva, è abbastanza comune come situazione quella della nostra del nostro telespettatore, ha parlato sì, la moglie. Infatti già molti hanno telefonato anche nelle trasmissioni precedenti proprio perché
è una causa abbastanza comune, il naso cola, e capita di più nei fumatori, in quelli che si sottopongono il naso a variazioni di temperatura, inalazione di sostanze irritanti, quello sì. Però se lui ha detto che, la moglie ha detto che va ancora in campagna, eccetera, magari va anche senza proteggersi la testa, anche col freddo, gli sbalzi di temperatura portano poi ad avere queste reazioni quando il soggetto è a casa al caldo, quando mangia dei cibi caldi e così via. Andiamo con una telefonata al dottor Capricci. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama? Anna da Torino, posso parlare con il dottor Capricci? Faccia la domanda, Anna, certo, che il dottore buongiorno, l'ascolta. Buongiorno, signora. Buongiorno, dottor Capricci. Io mi conosco da buongiorno a lei. Maria Vittoria. Non ho capito. Io la conosco dal momento, dal Maria Vittoria, quando lei lavorava al Maria Vittoria. 1991-92. Ecco. E 93. E 93. Adesso le volevo fare buongiorno questa domanda. Ho dica fatto la risonanza magnetica. Sì. E mi risulta quadro encefalopatia sottocorticale vascolare ischemica, riguardante il ponte, sì, soprattutto la sostanza bianca sovratentoriale delle corone radiata dal centro semioviale. Sì. Ecco. Volevo sapere, lei quanti anni ha? Molti problemi nel camminare, non riesco a camminare, ballo di qua di là come se fossi ubriaco. Certo. Ecco. Quanti anni ha, signora? Quanti anni ha? 83. 83. Allora, io le consiglio, è una forma, come dice l'esame che ha fatto, ischemica, quindi è arrivato poco sangue alla testa o per fenomeni d'arteriosclerosi o per pressione troppo bassa, eccetera. Quindi sì, la zona corticale, la parte dell'encefalo interessata, ha sofferto e quindi sta iniziando a creare una chiamiamola lesione progressiva, lenta, un invecchiamento di questa regione, per cui le può dare tutta una serie di disturbi. L'unica possibilità, io direi, di andare a fare una visita, se non l'ha già fatta, da un bravo neurologo, e con le terapie si può ovviare e rallentare questa alterazione circolatoria. È già andata dal neurologo? No, non sono ancora andata dal neurologo, però sono deve andare dal neurologo. Sono stata dall'otorino, perché mi hanno vuole il neurologo scontrato un'altra cosa. Sì. Dica. Sono riconoscibile endocraniosi, trafismo del tessuto nervoso spinale nei limiti di normalità dell'età. Vabbè, si riscontra quadra. Si riconoscono restrizione della diffusività molecolare dell'acqua. Ma e questo sempre la risonanza. Sempre la risonanza. Eh sì, è un invecchiamento delle cellule e delle strutture del cervello, però non è di competenza otorino. Competenza otorino può essere perché magari questo può darle anche delle vertigini. Mal camminare male, avere certe difficoltà è un problema dei nervi, è un problema cerebrale e quindi deve farsi vedere da un bravo neurologo. Va bene. Allora, dottor Capricci. È importante. In bocca al lupo. Da un neurologo. Allora, dottor Capricci, siamo al termine del nostro appuntamento. Io la ringrazio per essere stato in collegamento video con noi. Io ringrazio voi. Allora ringraziamo il dottor Massimo Capricci, Torino, dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, che è stato con noi. Io ricordo, eccolo qui ancora con un primo piano, ecco qua. Buon pomeriggio a tutti. Allora, ricordo ai nostri telespettatori la quotidianità e i nostri appuntamenti, dunque ci vediamo anche domani, sempre alla stessa ora, la linea alla regia. Grazie, arrivederci a presto.